Grazie Presidente. Io ho sentito dei discorsi che sicuramente chi li ha fatti con diciamo, convinto di essere nel giusto, ognuno di noi è convinto di essere nel giusto, però questo è un tema che non è solamente mettiamo il nome, non mettiamo il nome, togliamo il simbolo, non togliamo il simbolo. Questo è un tema molto delicato. E che va a toccare temi etici delicati, molto delicati. E poiché in questa mozione, io ringrazio comunque la collega Guerini per averla portata, perché risolve il problema, ma lo risolve parzialmente. E mi ricollego a quanto detto anche da altri colleghi. Quanto accaduto e quanto non deve accadere più, secondo me è una forma di violenza nei confronti delle donne, della loro autodeterminazione. E la cosa più brutta è sentire proprio dalle parole di una donna il voler applicare agli altri il proprio pensiero. Ecco, io credo che ogni donna possa autodeterminarsi, avere il proprio pensiero, il proprio desiderio e possa scegliere in libertà cosa vuole per la sepoltura eventuale dei figli che non ha potuto avere. Quindi onestamente sono basita da certe dichiarazioni perché secondo me si aggiunge una prepotenza sulla prepotenza. Ci sono donne che non hanno religione o anche donne che magari hanno una religione diversa. Noi non lo possiamo sapere e comunque non è giusto apporre simboli religiosi così a caso, solamente perché sia in un paese in cui abbiamo la sede del Vaticano. Io onestamente sono perplessa e sono anche dispiaciuta. Dispiaciuta perché se si fosse affrontato in questa mozione anche il tema etico del rispetto della volontà della donna, della sua autodeterminazione e anche rispetto per il suo sentire, senza che nessuno volesse imporre nulla a nessuno, io l'avrei votata positivamente. E non la voterò negativamente perché comunque risolve parzialmente il problema. Magari mi dispiace anche di non essermi consultata con la mia collega per aver concordato con lei anche una variante di questa mozione. Ecco, quindi me ne scuso in questo intervento per non aver concordato con lei, ma io il testo definitivo l'ho riguardato bene solamente quest'oggi sulla chat del Consiglio. E quindi ecco, il mio sarà un voto di astensione, perché credo che ogni donna meriti la giusta considerazione, il giusto rispetto delle sue volontà, delle sue scelte e anche il giusto rispetto relativamente a quello che ha intenzione di fare, a quello che ha intenzione di fare nella sua vita. E non è giusto che né che vengano messi i nomi, anche se non richiesti, né che vengano messi i simboli, ma soprattutto poiché, come è stato anche già citato, è un momento comunque di sofferenza, ma anche qualora fosse solamente un momento di incoscienza e di leggerezza, è comunque una mancanza di rispetto nei confronti della donna e questo secondo me è inaccettabile. Io mi asterrò su questa mozione. Grazie.